Ben ritrovati amici, come ogni giorno siamo pronti per la nostra spesa quotidiana e oggi torniamo con grande piacere a Loreto Pruttino da Conad Amasi. Primo prodotto di oggi sono delle intramontabili patate. Aggiungiamo della frutta secca, delle mandorle. Buongiorno, mi dà della ricotta. Grazie. Ciao. Patate, mandorle e ricotta. Siamo pronti per correre dal nostro chef Matteo Dintino, una promettente new entry di Chef in Cucina. Bentornati amici di Chef in Cucina, nuovo appuntamento con una giovanissima new entry. Oggi con grandissimo piacere vi presento Matteo Dintino del ristorante Il Cambusiere. Buongiorno, ciao Jennifer, buongiorno a tutti. Come vi dicevo, una grandissima new entry e soprattutto una giovanissima new entry. Sì, il nostro lavoro ci ha portato già da giovani a intraprendere questo mestiere. Ecco, vogliamo dire ai nostri telespettatori la tua età, perché sei giovanissimo. Sì, 33 anni. Ecco, quindi uno chef veramente giovane che ha iniziato il suo percorso tantissimo tempo fa. Sì, perché proveniamo comunque da una famiglia dove abbiamo respirato aria di ristorazione, di buon cibo, sin dalla tenera età con il nostro stabilimento balneare. Quindi uno stabilimento balneare che i nostri genitori hanno creato, e poi io e mio fratello nel 2007 abbiamo avete ampliato? Ampliato, sì. Ringraziando soprattutto i nostri clienti che ci seguono. Dando vita poi a questa struttura meravigliosa, esatto, dove sì, praticamente siamo a 600 metri sul livello del mare, però siamo vicinissimi al mare, cioè veramente roba di 2 minuti con la macchina. Sì, assolutamente. Un location fantastica, c'è cioè un paesaggio veramente mozzafiato. Locale bellissimo, curato veramente nei minimi dettagli, proprio cordialità, professionalità. Assolutamente, il locale rispecchia un po' la nostra filosofia. Una grande materia prima di qualità, certo, abbinato a un buon servizio e una bella location. Quindi qui praticamente menù alla carte. Menù alla carta, e possiamo fare anche dei banchetti con varie tipologie di menù. Quant'altro. Insomma, quindi praticamente avete ampliato, non state mai fermi, perché d'estate allo stabilimento e poi nella stagione invernale, quindi sì, bene. Esatto. Allora oggi ti metto alla prova. Va benissimo. Okay? Io, come tu ben sai, ti devo portare della spesa e oggi ti ho comprato della ricotta, anche se so che la tua specialità ovviamente è la cucina marinara, però assolutamente, so che però tu ami inventare. Certo. E allora, con questa ricotta che tu mi hai portato prepareremo due finger food. Benissimo. Ovvero due preparazioni che possono essere mangiate con le mani. Ci piace. Due preparazioni servite in un'unica soluzione. Okay. Quindi partiamo con un finto cioccolatino di mazzola. Finto cioccolatino di mazzola o gallinella, giusto? O gallinella di mare, che dir si voglia. Bene. E infatti abbiamo scelto questo pesce appunto perché si prestava bene per la nostra preparazione. In più abbiamo voluto trasformare questo momento, anche forse un po' noioso, di attesa, in un momento di divertimento. Bello, bella, bella cosa. Quindi andiamo a preparare subito il nostro finto cioccolatino di mazzola, che è veramente più facile a farsi che a dirsi. Prendiamo la nostra mazzola o gallinella di mare, la sfilettiamo per bene in questo modo. Poi andremo praticamente a stracuocerla con del latte e delle foglioline di alloro regolate con un po' di sale. Il pesce deve disfarsi completamente. Ok. Una volta che si è disfatto, ci possiamo aiutare anche con un mini pinner nell'emulsionarlo. Sì. Dobbiamo procurarci degli stampini da cioccolatino. Sono, sì, esatto. Questi sono praticamente il latte, cioè, giusto? In Silpat. Ah, ok. In Silpat.
Questi speciali, diciamo, questi speciali stampini sono fatti da accogliere anche magari un'eventuale salsa che poi noi andremo a fare con questa parte, diciamo, un po' concava nella parte superiore. Ah, ok, quindi hanno uno spazio che può essere poi utilizzato. Esatto. Bene. Quindi praticamente quando andiamo a fare i nostri finti cioccolatini andiamo a emulsionare. Il collagene presente in maniera naturale in questi tipi di pesci farà essa stessa un'azione gelificante. Ah, ok, quindi non dobbiamo aggiungere altro. Assolutissimamente no, e facciamo poi riapprendere il tutto per 3 ore in frigorifero. Ah, in frigo? In frigorifero, sì. In frigorifero. O in abbattitore, se magari abbiamo degli abbattitori. Il risultato sarà questo. Ah, questo è il risultato? Sì. Questo finto cioccolatino. Ok, wow. Una volta fatto questo, possiamo procedere, nel momento in cui ovviamente il cioccolatino riapprende in frigorifero, sì, possiamo fare un'altra preparazione che poi andrà a essere affiancata al finto cioccolatino. E qui abbiamo scelto, lì abbiamo fatto un lavoro per quanto riguarda il divertimento oltre che al gusto. Okay. Per quest'altra preparazione abbiamo pensato che tutto ciò che ci trasmette gioia e felicità, specialmente per noi abruzzesi, è una pasta ripiena. Sì, assolutamente. Assolutamente. E quindi praticamente abbiamo fatto questo finger food, quindi sostanzialmente una pasta ripiena. Quindi abbiamo preso il nostro pacchero, lo abbiamo sbollentato e poi l'abbiamo soffritto. No, che meraviglia! Sì. E che fantasia, chef! Sì, abbiamo giocato sul primo piatto. Complimenti! E questo poi andrà questo mi a essere tanto farcito, sì. E facciamo vedere anche com'è. Sì. Come iniziamo. Quindi praticamente iniziamo a prendere la ricotta che tu mi hai portato, okay, e la iniziamo proprio a rompere, quindi a destrutturarla. Io poi mi sono aperto delle vongole nostrane e ho ottenuto la loro acqua. Wow, che poi è la cosa più buona delle vongole, mantenere l'acqua di cottura, perché il sapore è tutto lì. Quindi filtriamo bene l'acqua, ma conserviamola. Conserviamo l'acqua di vongole, perché poi ci servirà per un'altra preparazione. Quindi ci allunghiamo anche magari con un po' di panna, sì, se non riusciamo a destrutturarla bene. Quindi praticamente con questa ricotta andremo a fare poi, se non sbaglio, il ripieno del cannolo. Esattamente, sì. Ok, perfetto. Quindi lo andiamo a destrutturare, del prezzemolo appena battuto. Sì. Ah, ecco. Ci prendiamo le nostre vongoline. Wow. Quindi queste sono vongole che tu hai fatto semplicemente aprire, sì, conservando l'acqua, senza praticamente, sì, fare nient'altro. Assolutamente. Uno spicchio d'aglio, un po' d'olio e dell'acqua. Sì, quindi semplicissimo. Semplicissimo. E mescoliamo in maniera accurata, senza, stando attenti a non rompere il nostro mollusco, ecco. Ci prendiamo il nostro sac à poche. Immaginavo, grazie. Te lo stavo per passare. Grazie. E quindi praticamente dobbiamo... Ti devo aiutare, chef? No, assolutamente. Se hai bisogno d'aiuto, io sono sempre a disposizione. Grazie mille. Andiamo a mettere la nostra farcia nel nostro sac à poche. Ok, quindi aiutandoci con un sac à poche che riusciamo a fare un lavoro molto più preciso. Esattamente. Andiamo a riempire il nostro pacchero. Ok, quindi ci aiutiamo prima da un lato e poi dall'altro. Sì, esattamente. Wow, cioè praticamente siamo partiti dalla base della nostra cucina, dalla tradizione abruzzese, e l'abbiamo praticamente stravolta, ma non più di tanto. No, assolutamente. Perché poi ci siamo rifatti alla tradizione marinara, quindi poi le vongole, insomma veramente... Abbiamo preso ciò che il mare ci offre quotidianamente. Nel frattempo che il nostro cioccolatino di Mazzola ha rappreso, lo andiamo a impanare in questa granella di nocciole. Sì. In questo modo. Ok. E lo mettiamo di fianco al nostro pacchero. Ok. Con l'acqua della vongola noi abbiamo emulsionato una salsa a base di pistacchi e sarà
in accompagnamento al nostro pacchero, quindi magari il nostro commensale potrà scegliere di mangiarlo o così al naturale, o se no ci si può divertire ad intingerlo nella salsa e degustarlo, diciamo, bagnato nella nostra salsa di accompagnamento. Che meraviglia! Quindi praticamente poi completiamo il piatto. Completiamo il nostro piatto con una riduzione di mosto cotto abruzzese. Ah, ok. Abbiamo messo il nostro mosto cotto in questo spazio. Esattamente, in questo modo. È una riduzione di mosto cotto molto sciropposa, ovviamente, perché deve essere comunque sciropposa, altrimenti andrebbe a fuoriuscire un po' il tutto. Ok, bene. E questo è il nostro piccolo aperitivo di benvenuto. Bene, quindi meraviglioso per ammazzare il tempo. Assolutamente. Quindi per riempire un po' quei momenti in cui magari non è ancora proprio ora di cominciare a mangiare. Però abbiamo voluto trasformare quel momento noioso in un momento di divertimento. Sì. Ecco. Sì, e poi mi piace anche un po' questa presentazione così particolare, così fantasiosa. Questa sensazione di questo cioccolatino che poi cioccolatino non esatto. È molto intrigante. Infatti abbiamo voluto giocare appunto su questo fattore che uno magari apparentemente vedendo un cioccolatino all'inizio si aspetta il dolce. Bene, quindi a questo punto non ci rimane che brindare. Essendo un aperitivo di benvenuto, che cosa Io proporrei sicuramente una bollicina. Ok, qui in questo caso insomma prendiamo con un corno grande delle Cantine Galasso, che è un cuvée, un prodotto che i nostri telespettatori conoscono e che è praticamente perfetto con questo piatto. Quindi chef, se vuoi possiamo concludere con un brindisi. Ti faccio i miei complimenti. Grazie. E approfitto di questo momento per dire ai nostri telespettatori che anche domani torneremo qui presso il ristorante Il Cambusiere in compagnia del nostro chef Matteo Dintino. A domani.